As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme. E buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di GDD. Siamo in questo bellissimo campionato SRE, siamo per la precisione nell'autodromo di Pergusa. Con me stasera abbiamo il nostro regista, seconda voce, Ivan. Buonasera Ivan. Buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo un'altra tappa del nostro DTM Championship. Diciamo un campionato molto interessante dove i nostri piloti li abbiamo visti davvero combattere fino all'ultimo secondo, e stasera li vedremo nell'autodromo di Pergusa, in questo bellissimo circuito dove costeggia interamente il lago. Siamo in Italia e, come vediamo dalle immagini, abbiamo un bellissimo tempo. Cosa ne pensi, Ivan? Pista molto tecnica, molto veloce, poche curve, ma da affrontare nel migliore dei modi per riuscire a finire il giro. Poche curve, ma veramente complicate.
Sì, assolutamente concordo. Poi stasera le nostre DTM, questi prototipi con la bellezza del DRS che darà sicuramente una marcia in più, li vedremo davvero combattere fino all'ultimo secondo. Intanto li abbiamo visti nell'Arabia Saudita, nel Bahrain, anche con davvero sprint e competizione tra i nostri piloti. Abbiamo davvero una BMW molto interessante, seguita dalla Mercedes, e poi solo nelle retrovie abbiamo le Audi, comunque cercando di confortare la casa costruttrice Audi, cercando di prendere più posizione possibile. Ma intanto siamo nelle qualifiche dove saranno molto interessanti per i nostri piloti, e cercheremo di capire come andranno a modificare la situazione. Ivan. Sì, stavo giusto guardando i tempi fatti nelle prove libere, e qui vediamo un Garassino Andrea che dà un 4 decimi al secondo pilota, quindi sono, diciamo che c'è un bel distacco tra il primo e il secondo. Dopo, dal secondo in poi, abbiamo 12 piloti nel giro di un secondo, quindi sarà una bella qualifica. Sì, qualifica molto interessante, vedremo come andrà a finire assolutamente. Intanto, scusate, vediamo la BMW, come stavi dicendo tu, in prima posizione. Abbiamo queste chicane dove i nostri piloti riescono a tagliare nel miglior modo possibile, cercando di portare a casa un giro veloce senza troppi problemi. Intanto vediamo i tempi che si stanno cominciando a migliorare piano piano per i nostri piloti. Ecco qui che viene subito scavalcato Mirko Bodi dalla top, e viene subito portato. Eccolo qua, un altro che va a prendere la prima posizione in questo momento. Possiamo dire che la classifica si sta piano piano sempre rimescolando, e ancora non sono finite le qualifiche, Ivan. Sì, tempi molto alti ancora, perché possiamo togliere un secondo circa dal tempo fatto da Maccagno, e siamo ancora all'inizio della qualifica, passati appena due giri, quindi abbiamo ancora 15 minuti di spettacolo per questa qualifica. 15 minuti dove davvero i nostri piloti devono trovare il ritmo gara, devono trovare la giusta proporzione per non spendere tutte le energie già direttamente nelle qualifiche e poi mantenerle per la gara. Ricordiamo una gara di, se non mi ricordo male, Ivan, a 60 minuti, mi confermi? E allora, sono 28 giri equivalenti a 140 chilometri. Ok, più o meno ci siamo con il minutaggio dove i nostri piloti davvero dovranno trovare il giusto feeling. Intanto Maccagno lo troviamo con 1:20.919 in prima posizione, subito seguito da Marco Puleo, che va a chiudere un buon settore 1 con un delta di 4 decimi in positivo. Va a perdere invece nel settore 2 in questo momento, vedremo come riuscirà a tenere poi magari il settore 3. Intanto vediamo anche in terza posizione, attenzione, Diaco in terza posizione in questo momento con 1:21.476. Boddi va a scendere in quarta posizione, seguito da Manuele in quinta, Meneghin sesta, Fretti in ottava posizione, e in questo momento va a chiudere il giro Wexler con una settima posizione in questo momento, cercando di buttare giù Fretti, ma Garassino prende la seconda posizione, 1:20.967. Sì, tempi cominciano a farsi interessanti adesso. Abbiamo un quintetto di BMW nel giro di 6 decimi, con Garassino che ha 5 centesimi, neanche 5 centesimi da Maccagno. Adesso vedremo nei prossimi giri se riuscirà a superare Maccagno. Diciamo che 5 centesimi sono, in un circuito del genere, sono veramente pochi. Sì, assolutamente, sono attenzione molto. A Puleo.
Puleo lo vediamo in questo momento cercare di prendere, attenzione quello qui, lo vediamo inquadrato in questo momento dalla nostra regia che sta cercando di nuovo il giro veloce in questo preciso momento. 14 minuti al termine delle qualifiche, ne hanno ancora tanto. Intanto si va a migliorare in questo momento Tommasini in quarta posizione, ottimo per lui che va a chiudere il primo giro cronometrato in questo momento. Non ancora abbastanza per salire nella parte più bassa del podio, ancora lo ritroviamo in quarta posizione, sicuramente dovrà migliorare in qualche modo. Intanto abbiamo Cavarra in ottava posizione con la sua Mercedes, lo abbiamo visto in Arabia Saudita, in Bahrain, scusatemi, chiudere dei buonissimi tempi. Stasera invece lo vediamo in ottava posizione. Puleo invece ancora on fire, 1:20.625, subito seguito da Maccagno in tredicesimi di distacco, quindi siamo ancora sull'ordine del 20, e poi piano piano invece andiamo a chiudere. Garassino intanto va in terza posizione sempre con BMW, attenzione Diaco va a prendere la quarta posizione, abbiamo un 4 auto BMW nelle prime 4 posizioni, va a chiudere la top 5 Tommasi in quinta posizione in questo momento, Boldi si ritrova invece in sesta posizione. Intanto abbiamo un solo partecipante con la BMW, scusatemi, con l'Audi, Manuele, Federico Manuele, che abbiamo visto combattere tantissimo nel Bahrain nelle scorse puntate. Stasera invece lo vediamo ancora in settima posizione, sicuramente dovrà trovare il ritmo gara, quello che abbiamo visto, lo spettacolo, la bravura, la professionalità di questo pilota che abbiamo visto nelle scorse puntate, vediamo se riuscirà a riprodurlo stasera in questo bellissimo autodromo. Intanto Puleo ancora 1:20.625 in prima posizione, non riesce ancora a migliorare la sua posizione in questo momento. Intanto vediamo Luca Tommasi con un delta di 3 secondi in negativo, quindi ancora più 3 secondi nel settore 2, va a chiudere a 4 decimi in più, giro troppo lento per Luca Tommasi. Sicuramente la Mercedes sta leggermente faticando su questo tracciato molto veloce, molto impegnativo e, come diceva Ivan, soprattutto molto tattico. Intanto vediamo Diaco che va in pit stop in questo momento, Puleo a chiudere 1:26:25 ancora il suo best, non riesce a migliorarsi, mancano 11 minuti alla fine delle qualifiche. Intanto abbiamo delle piccole note informative sul tracciato: 25 gradi la temperatura dell'aria, 35 quella dell'asfalto, circuito molto caldo, ma siamo nel sud Italia e queste temperature sono ben accette. Cosa ne pensi, Ivan? Penso che le temperature corrispondano al calore che ci mettono i piloti in queste qualifiche, sono tutti molto vicini e, come dicevamo prima, un circuito molto tecnico dove basta sbagliare una staccata, un ingresso curva dove puoi andare a rovinare l'intero giro. Purtroppo questi lunghi rettilinei non ti permettono errori in uscita curva dove devi essere per forza veloce per mantenere velocità. Sì, assolutamente, la velocità in questo tracciato è davvero tantissimo, è tutto. Intanto Marco Maccagno lo vediamo con un delta di 4 decimi, vediamo molto veloce sulla chicane, l'abbiamo visto davvero, davvero molto veloce, vediamo come si comporta sul giro complessivo, ricordiamo in seconda posizione per lui, 3 decimi di secondo più lento di Puleo. Puleo in questo momento sta ancora mantenendo il suo best di 1:20.625, mancano ancora 9 minuti e 45 al termine delle qualifiche. Attenzione, la Celotti va a prendere la seconda posizione, 1:20.675, davvero 5 centesimi di secondo di differenza da Puleo. Maccagno adesso in questo momento è nel gradino più basso del podio, deve per forza aumentare il ritmo se non vuole ritornare nelle posizioni più indietro.
strano non vedere giochi di tattica tra compagni di team, nel senso di tirarsi la scia in questi lunghi rettilinei. Strano, pensavo potessero approfittarne, invece girano tutti abbastanza lontani o comunque non si danno molto scia. Sì, devo dire che anch'io sono un pochino stupito dalla differenza di scia dai nostri piloti. Stasera non c'è abbastanza, o comunque sono così distanti da non potersi trainare a vicenda come abbiamo visto nelle altre puntate. Intanto Tommasi in questo momento 1:21.001, in questo momento il primo del muro del 21, dell'1:21, lo troviamo in quinta posizione. Tutti gli altri, attenzione, contatto in questo momento, leggero contatto sull'uscita della chicana. Vedremo se i nostri piloti torneranno ai pit per riparare eventuali danni o se continueranno il giro lanciato. Attenzione, Lorenzo Barbieri è passato sulla chicana con... Ah, eccolo qua, muro per Lorenzo Barbieri, incidente, macchina a metà pista in questo momento, dovranno sicuramente rallentare i piloti. Eccolo qua che sta riuscendo a rimettersi in sesto senza problemi. Sicuramente per Lorenzo Barbieri ci sarà il pit stop. Mancano ancora 7 minuti per i nostri piloti, quindi sicuramente ci sarà modo di riportare ancora qualche giro. L'ultimo sprint, il colpo di reni, come dico sempre. Quindi vediamo se riusciranno i nostri piloti a trovare la giusta quadra, la giusta strategia per stasera. Secondo te, Ivan, da pilota professionista, quale tu sei? Io purtroppo mi diletto solo ogni tanto in qualche sprint. Questa temperatura dell'asfalto quanto potrebbe compromettere l'usura dei pneumatici? E intanto ti devo ringraziare per avermi dato del pilota professionista. E, no, a parte gli scherzi, non è una pista con curve lunghe in appoggio. La temperatura è alta, però non penso dia così tanto fastidio. E fosse una pista con lunghe curve in appoggio, dove comunque la gomma deve avere tanto grip sull'asfalto, sì, ma qui non penso che dia così tanto fastidio. Ok, quindi tu pensi che le gomme riusciranno a tenere abbastanza per non dover fare dei pit stop troppo ravvicinati uno con l'altro? Oddio, il consumo gomma è elevato, però se si riesce a mantenere una gomma abbastanza fresca senza tirare staccate che vadano a rovinarla, può essere che si riesca a fare almeno uno stint. Possiamo fare una o due soste? Possiamo fare questa domanda se vuoi. Certo, vedremo i nostri piloti come riusciranno a trovare la giusta quadra. Intanto 5 minuti 50 alla fine delle qualifiche, ritroviamo ancora Lancelotti in seconda posizione, terzo per Andrea Garassino, quarta per Marco Maccagno. Maccagno che si sta cercando di migliorare piano piano, giro dopo giro, non ancora abbastanza. Intanto abbiamo Marco Puleo sempre in prima posizione, 1:20.625 il suo best, ancora indiscusso, ancora non spodestato dalla sua prima posizione. Mancano ancora solo 5 minuti, vedremo cosa riuscirà. Intanto sono un pochino, devo dirti Ivan, un pochino non deluso, però triste a vedere Federico Manuele in ottava posizione, un Federico Manuele che ha combattuto con le unghie e con i denti nel tracciato del Bahrain, scontrandosi fino all'ultimo secondo con il pilota rivale, e poi purtroppo, se non mi sbaglio, è stato reduce di un picco di stress, soprattutto sulle gomme, che hanno portato a un pit stop, un testacoda, e l'hanno portato in seconda posizione. E intanto Maccagno va a migliorarsi, 1:20.454, va a prendere Puleo e lo va a portare in seconda posizione. Ottimo per Marco Maccagno, che prende la prima posizione 4 minuti al termine delle qualifiche. Mamma mia, Ivan, colpo di reni per il nostro Marco Maccagno.
Mancano ancora 4 minuti, infatti Marco Buleo ha subito risposto al tempo di Maccagno, superandolo di un decimo, quindi 4 minuti sono circa 3-4 giri, ne vedremo delle belle secondo me. Per il discorso di Federico Manuele invece vedo che le Audi, tutto quello che non è BMW sta facendo fatica. Purtroppo Manuele ha un Audi, quindi soffre di motore, soffrirà di aerodinamica. Un secondo diciamo che è tanto, un secondo in questa pista è tanto, però l'auto è quella che è. Sì, l'auto è quella che è, assolutamente, assolutamente. Devo dirti che però sono interessanti da guidare, ignoranti, lasciatemi passare il termine, molto ignoranti, perché mi potrei confermare, Ivan, non hanno ABS, quindi è molto difficile cercare di dosare l'entrata in curva, il freno e soprattutto anche l'uscita di curva con questi veicoli, Ivan. Sì, sono senza ABS, senza controllo di trazione, sono pesantine, non sono delle formule, quindi devi essere quasi maniacale, nel senso perdi trazione in uscita o blocchi in entrata, perdi tempo. Sì. Il tempo, penso che su questo circuito è davvero tutto. Come stavamo dicendo poc'anzi, bisogna mantenere sempre un ritmo costante e una velocità costante su questo tracciato, che regala comunque dei rettilinei molto interessanti per spingere al massimo le vetture. Intanto David Meneghin riesce a chiudere il settore 2 con un delta in positivo di 0,5 centesimi, quindi si sta andando a migliorare il suo tempo, non abbastanza per prendere forse la seconda posizione, lo vediamo in questo momento chiudere il tracciato. Niente, no, perso. Niente, non riesce, perso nel terzo settore per David Meneghin. Marco Puleo adesso va a rallentare il suo tempo con un secondo settore più 2 secondi e 4 circa, quindi Maccagno ha risposto a Puleo e lo batte per 65 millesimi, quindi siamo sempre sulla soglia del decimo, tempi molto sì, molto, sì, molto tirati per i primi due. Assolutamente sì, Ivan, a tempi molto tirati per i nostri due piloti. 1 minuto e 40 per finire le qualifiche, quindi andremo forse in overtime per i nostri ultimi piloti. 1 minuto e 20 circa la percorrenza, quindi abbiamo un giro secco prima dell'overtime, un giro dove i nostri piloti dovranno sicuramente migliorare. Puleo dovrà cercare di prendere la prima posizione, ma Cagno deve solo difendere questo 1:22:81, muro, come stava dicendo Ivan in questo momento per Maccagno. Maccagno possiamo dire che può prendere un momento di respiro, in quanto 1:20:281 per Puleo sarà molto difficile da prendere in castagna, anche perché 6 centesimi di secondo più lento, è vero, non è tanto, ma Marco Puleo sicuramente in questo momento sta avendo delle difficoltà, lo vediamo dai dati del primo settore, cercando anche qua anche il secondo settore più un decimo di gap, quindi sicuramente più lento di Maccagno, deve migliorare nel terzo settore, si sta facendo molto difficile per Puleo. Mancano 30 secondi, vediamo se riesce a chiudere prima dello scadere del tempo il giro e poi subito in overtime per l'ultimo giro per il nostro Puleo. Intanto abbiamo già i pit, Maccagno, Barbieri, Boldi, Diaco in questo momento, scusatemi, Boldi non è ritornato in pista, abbiamo Diaco in pit stop. Il settore 3 va a migliorare di 2 decimi, non abbastanza per portarsi a casa la pole in questo momento. Lancelotti va a chiudere anche lui il giro, non abbastanza per la terza posizione, quindi vediamo in questo momento Maccagno, Puleo e Meneghin in prima, seconda e terza posizione. Overtime per i nostri piloti, ultimo giro secco. Intanto Tommasi si va a migliorare portandosi a casa la quinta posizione per lui, eccolo qua che va a fare un piccolo testacolo. Intanto Mirko Boddi va ad migliorare, no, sì, va a migliorare un pochino sul secondo settore, ma ancora non abbastanza per portarsi a casa un buon giro. Vediamo se nel terzo settore riuscirà
a portare un gap inferiore, quindi a recuperare i 9 decimi persi nel primo settore, quasi un secondo, davvero molto pesante per Mirko Boldi. Mirko Boldi non ce la fa, non abbastanza per migliorare il suo tempo. Intanto vediamo Andrea Moroni in decima posizione in questo momento, anche lui cercando di portarsi a casa il giro, ma nel primo settore va a perdere 15 secondi, quindi è solo un giro di percorrenza per il nostro Andrea Moroni. Lancelotti in questo momento lo vediamo anche lui lento, in pista. Lento, peccato perché sembrava fare un bel tempo. Sì, invece è andato a migliorare nel secondo settore, invece va a perdere nel primo, quindi per il nostro Lancelotti non c'è nulla da fare. Mirko Boldi anche lui lento nel primo settore. Devo dire però, Ivan, che tutti i piloti stanno perdendo tantissimo nel primo settore. Potrebbe essere una questione di ruote, di usura che stanno andando a perdere, o semplicemente un pochino di stress? Sicuramente, essendo fine stint di qualifica, le gomme hanno già dato quello che potevano dare. Sì, essendo il settore anche più guidato, probabilmente i 6 decimi sono tutti da ritrovare lì. Assolutamente. Intanto vediamo anche gli ultimi piloti in questo momento. Meneghin e Boldi, eccolo qui che taglia il traguardo in questo preciso momento, non riesce a migliorare il suo settore, e anche Meneghin vanno a chiudere in questo momento. Quindi breve recap della classifica: abbiamo Maccagno in prima posizione, seguito da Puleo, secondo, terzo Garassino, quarto Meneghin, quinto Lancelotti, sesto Tommasi, settimo Barbieri, ottavo Boldi, nono Diaco, decimo Moroni. Questa è la classifica in questo momento. Abbiamo undicesimo Manuele e dodicesimo Cavarra in questo momento. Intanto abbiamo ecco qua un altro piccolo recap: Cavarra dodicesimo, tredicesimo Fretti, quattordicesimo Nicolas Merci, quindicesimo Gianpietro Spader, sedicesimo Fortunato Fiorito, Nathan Wexler in 17ª posizione, Roberto Mariani 18ª, Martino Pugnoli in 19ª, Ivan non esiste. Quindi l'ultimo che va a chiudere in 19ª posizione, Martino Pugnoli, con un tempo di 1:23.882, ben più di 2 secondi di differenza dalla prima posizione. Quindi ragazzi, abbiamo finito le qualifiche, 20 minuti dove i nostri piloti si sono davvero dati con le unghie e con i denti fino all'ultimo colpo, vedendo la prima posizione di Maccagno spodestata da Puleo fino ai prima degli ultimi 5 minuti, quindi ottimo per Marco Maccagno. Noi piccolo stop and go e poi ritorniamo con 28 giri di gara. Yeah!
Rieccoci qua ragazzi, ben ritornati qui su GDD, pronti per il campionato DTM Championship by Sim Racing Event. Siamo in quel circuito di Pergusa, questo bellissimo circuito nel sud Italia che costeggia, anzi circonda un bellissimo lago, ma bando alle ciance, mancano 10 secondi per questi 28 giri. Il semaforo comincia ad accendersi in questo momento, lo vediamo, luci rosse per i nostri piloti, pronti a prendere posizione, ed eccoli qua che parte subito Puleo con uno scatto felino, ma Cagno può stare solo dietro e aspettare in questo momento. Eccolo Puleo che parte in quarta cercando di chiudere la prima posizione, prendere vantaggio subito dietro Maccagno. In questo momento Garassino in terza posizione, seguito da Meneghin in quarta, subito Barbieri in quinta posizione, Lancelotti in sesta. Attenzione, la Tauber si sta prendendo subito, attenzione, Federico Emanuele forse coinvolto in un incidente, vediamo subito se ci sono delle problematiche anche per Cavarra e Emanuele, forse reduci di un incidente. In questo momento li troviamo in 18esima e 19esima posizione, subito lì pronti a recuperare. Eccoli qua i nostri piloti che li stiamo girando uno dopo uno, attenzione. Vediamo Luca Tommasi in 16esima posizione, Meneghin in terza che sta cercando di prendere Garassino viene sorpassato senza troppi problemi da David Meneghin. Meneghin in questo momento con la sua Mercedes numero 41, scusatemi, numero 222, sta cercando di prendersi la terza posizione. Poi abbiamo in Moroni in nona posizione, eccolo qui Andrea Moroni che sta cercando anche lui di portarsi sul vantaggio su Diaco. Ivan, che partenza! Abbiamo visto i nostri piloti partire in quarta e Puleo soprattutto prendere il vantaggio su Maccagno. Sì, è stato un avvio un po' molto liscio per le prime posizioni, invece a metà griglia abbiamo visto che c'è stato qualche contatto che ha portato le vetture fuori pista e purtroppo Cavarra ed Emanuele stanno avendo la meglio e... Scusate, hanno avuto la peggio all'inizio e adesso piano piano stanno cercando di risalire. Sì, beh, sicuramente sarà difficile per i nostri piloti risalire. Intanto vediamo un Maccagno Puleo che si stanno veramente combattendo, si stanno lanciando fulmini e saette. Li vediamo in prima e seconda posizione, 2 secondi di distacco da Meneghin. Meneghin che deve recuperare in questo momento, ma vediamo il Delta che fa molto effetto fisarmonica. Un pochino si avvicina, un pochino si allarga. Dovrà sicuramente trovare il suo ritmo. Intanto Barbieri si prende la quarta posizione con su Garassino che l'abbiamo visto partire in terza posizione, ma adesso lo vediamo subito in quinta posizione. Attenzione, sesta per attenzione Garassino. Attenzione Lancelotti dritto a muro con un frontale davvero pauroso, subito dietro anche non riesco a capire Pugnoli, chi è l'altro Pugnoli. Compagni di squadra, attenzione, abbiamo Federico, forse Emanuele che sì. Va a fare un testa coda. Ivan, cosa abbiamo visto? I nostri piloti davvero come se gli si fosse scollegato il volante, dritti nella chicane, senza problemi. Mamma mia, Ivan. Probabilmente si sono fatti, tra virgolette, fregare da quello che stava davanti e hanno perso concentrazione sulla loro gara. E quindi dritti a muro. Tra compagni di squadra poi, quindi ancora più grave per il campionato costruttori. Molto grave per il campionato costruttori, sì, assolutamente. Ma com'è possibile tirare dritta una chicane così davvero decisiva? Attenzione intanto, testa coda, pit per il nostro Spader, e ritiro per il nostro Spader. Attenzione, abbiamo visto veramente un piccolo traversino per il nostro Spader che adesso l'ha portato insieme a Lancelotti in questo momento ritirati dalla gara. Intanto abbiamo Nicolas... Scusami, vai Ivan. Leo quarto deve aver commesso un errore. Sesto si sta facendo superare un po' da tutti. Probabilmente è arrivato lungo anche lui per evitare il muro.
ha preferito rallentare. Peccato. Peccato sì, devo dire che però questo muro è molto birichino per i nostri piloti. Molto, perché abbiamo visto delle qualifiche, 20 minuti di qualifiche molto, molto, diciamo, pulite, senza troppi problemi. E poi abbiamo visto in gara due dritti proprio nella chicane, dove hanno demolito completamente la macchina. Per fortuna che siamo in un simulatore, ricordiamo, sotto corsa, il simulatore di stasera, e non nella vita reale, perché con un incidente a quella velocità per il pilota sarebbe stato molto difficile uscirne illeso, Ivan. Sì, la qualifica è molto diversa dalla gara. Nella qualifica sei da solo, sei te, la macchina e la pista, quindi hai modo di avere, di essere concentrato solo su una cosa, sull'essere veloce. La gara è tutta un'altra cosa, hai altre 20 macchine intorno a te che cercano di superarti. Attenzione a Meneghin davanti a Maccagno, attenzione, Maccagno fuori. Maccagno che viene superato anche da Boddi probabilmente. Sì, dicevamo che la gara è tutto un altro concetto a sé. 20 macchine intorno a te che cercano di superarti, devi difenderti, devi attaccare, devi restare concentrato, essere veloce. Diciamo che in gara si vede il pilota vero, si vede chi riesce ad essere freddo. Sì, assolutamente, assolutamente sì. La freddezza qua è tutta. Soprattutto la concentrazione è tutto. Tu, Ivan, da pilota, come stavo dicendo prima, sai benissimo che avere un buon ritmo e avere la concentrazione giusta, la freddezza, possono portare davvero tantissimo giovamento in una gara, anche se non hai un tempo perfetto. Quindi questo sicuramente i nostri piloti stasera dovranno applicarlo. Intanto Boddi si prende la terza posizione, Meneghin primo, seguito da Barbieri in seconda posizione. Puleo invece lo ritroviamo brutalmente in ottava posizione, Ivan. Sì, ha commesso un altro errore in uscita dalla curva, dove ha perso il posteriore ed è finito a muro, quindi altro grave errore per lui. E volevo far notare che Moroni è l'unico dei piloti ad essere partito con le medie, quindi è stato l'unico pilota ad aver fatto il giro di qualifica con le medie. Questo potrebbe giovare sullo stint finale fatto con le soft, dove può essere più veloce dei suoi concorrenti con le soft. Sì, sicuramente le soft saranno molto più interessanti per il nostro pilota, avranno sicuramente un impatto diverso sulle sue prestazioni. Vediamo delle qualifiche con le medie. Attenzione, scusami, Andrea Moroni che va a perdere l'aderenza sul tracciato, uscito troppo lungo dalla chicane, infatti va a perdere la quarta posizione. Maccagno riesce a prenderla senza troppi problemi. Stasera possiamo dire che i nostri piloti stanno veramente combattendo per le posizioni. Nulla è ancora deciso, a parte Meneghin con 2 secondi di distacco, Boddi 7 secondi di distacco. Tutto il resto è ancora da decidere, Ivan. Sì, diciamo che sembra che i muri stiano decidendo la gara al posto dei piloti, perché in questo momento i vari contatti che ci sono stati e i muri che hanno comunque portato un po' di scompiglio hanno deciso la gara di Puleo, per esempio. Quindi sì, attenzione, giro veloce di Meneghin, 21.8 mi pare di aver letto, dove ha preso un bel vantaggio su Barbieri. Sì. Sul discorso dell'essere veloci, in questa gara conta molto essere costanti e non commettere errori, quindi anche se si è più lenti, la costanza e soprattutto non commettere errori ripaga, perché come abbiamo visto un contatto con il muro o un'uscita troppo forzata portano ad errori e i muri sono molto molto vicini.
Sì, assolutamente, ci sta. Intanto Fretti va a perdere 2 posizioni, se non erro. Anzi, 3 posizioni, lo vediamo in 17ª posizione in questo momento. Sicuramente avrà avuto dei problemi. Eccolo qua, nell'uscita pit stop avrà fatto sicuramente degli aggiustamenti, magari anche un cambio gomme. Sì. Ora è sì, cambio medie. Gomme. Ottimo, ottimo per lui le medie, cercheremo di vedere quanto riuscirà a tenere Fretti le gomme così. Ricordiamo il pit stop per i nostri piloti, quindi la classifica poi andrà a rimescolarsi tra le prime posizioni. Tanto Meneghin va a chiudere un buonissimo giro, seguito da Barbieri, eccolo qua Emanuele che recupera in 12ª posizione, Wexler in 13ª viene su superato da Emanuele che adesso dovrà di nuovo risalire tutta la china per portarsi a casa un buonissimo piazzamento in vista del campionato. Siamo a 8 giri su 28, non siamo ancora al giro di boa, manca ancora qualche minuto, qualche giro, ma i nostri piloti stanno davvero cominciando a trovare il loro ritmo gara e sedersi relativamente a sedersi sulle proprie posizioni. Barbieri quasi 3 secondi di distacco da Meneghin che sta veramente andando a cannone. Un pit stop di Meneghin in questo momento lo porterebbe forse a quasi metà classifica, Ivan. Sì, non credo ancora gli convenga fare un pit per non rientrare dietro a delle macchine che sicuramente sono più lente di lui, perché ricordiamo che Meneghin ha fatto anche il giro veloce e guadagnando 5 decimi su Barbieri, quindi secondo me gli conviene aspettare ancora qualche giro, immagazzinare ancora un po' di attenzione a Garassino che si gira. Garassino si va a girare, penultima sì. Curva e, sì, guadagnare ancora un po' di terreno per poi effettuare il pit o addirittura aspettare che tutto il gruppo dietro di lui si fermi e fare il pit per ultimo, così da evitare appunto il gruppo dei più lenti. Sì, sì, diciamo che il gruppo dei più lenti potrebbe portare un malus non indifferente per i nostri piloti, in quanto sarà difficile poi cercare di non farsi frenare più di tanto dal gruppo, quindi vedremo. Intanto vediamo in questo momento Pugnoli in 17ª posizione che è l'ultimo pilota in griglia in questo momento, cercare di prendere un buon tempo, recuperare Wexler che in questo momento è pit stop insieme a Fretti di nuovo. Ivan, di nuovo Fretti e pit, come sì, mai? Wexler si è ritirato e Fretti, strano perché ha già fatto il cambio gomme, a meno di qualche errore ai pit. Trovo molto strano questo pit stop. Attenzione a Barbieri, giro veloce di qualche millesimo meglio di Meneghin. Sì, si stanno giocando sul filo dei decimi. Il distacco è costante sui 3 secondi e fanno gara a sé, perché sono gli unici così vicini. Tutto il resto del gruppo sono da 10 secondi di Boddi, 12 di Baccagno, Moroni a 14,5, Puleo a 17 secondi. Sono distacchi veramente grossi. Sì, distacchi molto grossi per i nostri piloti. Vediamo come riusciranno a gestire questi distacchi, se riusciranno magari a chiudere un pochino il gap tra di loro. Intanto c'è anche da spezzare una lancia a favore dei nostri piloti, in quanto per Pergusa è un tracciato non così famoso, non così semplice per usuale da girare. Di solito vediamo sempre un Monza, un Bahrain, uno Spa o qualsiasi tracciato di importanza superiore rispetto a Pergusa, quindi possiamo anche magari pensare che il divario dei nostri piloti sia proprio dovuto alla poca esperienza sul tracciato, Ivan. Sì, sicuramente la
il fatto che il circuito è poco conosciuto non giova molto ai piloti. La differenza di tempo può anche essere sull'azzardo della traiettoria. Può essere che i primi, come Meneghin e Barbieri, azzardino un po' di più sui cordoli e sulla distanza col muretto, mentre tutto il resto del gruppo resta più conservativo. Sì, assolutamente. Intanto Meneghin va a chiudere il decimo giro, siamo all'undicesimo giro, in questo momento quasi vicini al giro di boa di questi 28 giri. Possiamo dire che Meneghin sta veramente trovando il giusto ritmo. L'abbiamo visto con un Mercedes che andava un pochino a perdere nel Bahrain, invece lo troviamo in grandissima forma su questo tracciato. Barbieri con l'Audi, anche lei ha svantaggiata nel Bahrain, invece stasera la vediamo on fire. Mi dispiace per le BMW che nelle qualifiche sono state molto grintose, e adesso le vediamo solo in terza e quarta posizione con Boddi e Maccagno, e poi a cascata fino alle ultime posizioni. Intanto vediamo un Fiorito in questo momento. Stavo cercando di capire il nostro Fiorito. Eccolo qua, Fortunato Fiorito. Lo vediamo preso nel muro del Velociraptor Racing Team, che sta cercando di togliersi dalla sabbia, ma sembra impantanato in questo momento. Quindi vedremo come. Eccolo qua, Fortunato Fiorito va a chiudere la sua gara con un ritiro per lui in questo momento. E avevo visto, se non mi sbaglio, anche un altro pilota ai pit, Diaco, se non mi sbaglio, anche lui ai pit. Quindi cambio mescola morbida per il nostro Diaco, e adesso dovrà affrontare gli ultimi 16 giri con questa mescola, una mescola che forse potrebbe durare. Ivan, sì, sicuramente la gomma media è fatta per la lunga distanza, quindi affrontare una parte così lunga della gara con la media è sicuramente una scelta migliore, la scelta corretta. Bisogna trovare il giro giusto di rientro per far sì che le gomme soft non siano troppo degradate, e far sì anche che il secondo stint non sia così lungo per le gomme medie. Beh, sì, diciamo che la gestione stint potrebbe essere la chiave vincente, soprattutto con delle medie messe nel giusto modo. Intanto Pugnoli va a prendere la quindicesima posizione in questo momento, cercando di superare Fiorito che è stato in questo momento è, diciamo, anche lui ritirato. Quindi Pugnoli prende la quindicesima posizione, l'ultima in classifica in griglia in questo momento. Peccato per i nostri piloti che hanno dovuto ritirarsi e abbandonare la gara. 13 giri su 28, manca ancora poco per il giro di boa, ben 14 giri ancora per i nostri piloti. Intanto Meneghin va a chiudere con un gap di 3 secondi e 9, quasi 4 secondi da Barbieri. Meneghin è davvero su un altro giro, Barbieri non riesce a recuperare, Maccagno neanche, Boddi neanche. Intanto chiederei alla regia di andare un attimo su Barbieri in questo momento, l'abbiamo visto un attimo aumentare drasticamente. Eccolo qua Barbieri, errore. Lo troviamo in quarta posizione, sicuramente qualche problema per Barbieri, in quanto va a chiudere un 1.34, ben 10 secondi più lento dei nostri piloti. Sicuramente avrà avuto qualche problema di percorrenza. Ed ecco qua che la griglia va di nuovo a rimescolarsi. Maccagno, seconda posizione. Boddi, terza. Barbieri, quarta in questo momento. Peccato per Barbieri, perché stava affrontando davvero il circuito nella giusta maniera. Sicuramente dovrà trovare la strategia per i pit stop, in quanto ancora Meneghin e Maccagno devono entrare ai pit. Secondo te, Ivan, qua un undercut per Boddi potrebbe giovare nel ricercare di prendere la seconda o la prima posizione?
Potrebbe essere una valida alternativa se non riesci a superarlo in pista. Essendoci il DRS e dei rettilinei così lunghi, non sono molto convinto che possa funzionare. Io cercherei di fare un sorpasso in pista in modo da guadagnarmi la posizione e cercare di prendere un po' di vantaggio sul pilota. Beh, sì, assolutamente. Sarebbe una strategia che anch'io condividerei, per quanto io non sia un pilota con la P maiuscola. Intanto eccolo qua Barbieri, terza posizione, Boddi quarto in questo momento, va a chiudere davvero lento Boddi con 3 secondi di differenza, però adesso Ivan 14 secondi di distacco Meneghin Maccagno, 14 secondi, possiamo dire che è quasi metà pit stop. Sì, come dicevamo prima, è tutta questione di concentrazione. 14 secondi sono tanti, ma come abbiamo visto è anche un attimo perderli, quindi sta tutto a Meneghin, alla sua freddezza, alla sua concentrazione del mantenere questo vantaggio. Sì, assolutamente. Vedremo se manterrà il giusto ritmo o se con la stanchezza della serata, con X fattori, comincerà a perdere il suo ritmo a gara. Intanto 13 secondi in questo momento Maccagno, Meneghin. Vediamo Marco Puleo risalire la china all'alfiere del Velociraptor Racing Team in sesta posizione, reduce di svariate condizioni dove lo portavano ad avere delle problematiche. Inventato Moroni in pit stop in questo momento, quindi Puleo sale quinto e Tommasi sesto. Per adesso Moroni sicuramente perderà qualche posizione. Eccolo qua Cavarra, settima posizione per lui in questo momento. Maccagno che di nuovo va a perdere un secondo sul giro da Meneghin sul quindicesimo giro, quindi sicuramente Maccagno deve trovare la giusta quadra per portarsi a casa almeno la seconda posizione in questo momento, perché Barbieri zitto zitto 4-4 si sta veramente avvicinando a Maccagno. Vedremo se ci saranno degli scontri. Intanto eccolo qua Mirko Boddi su Barbieri, su questo davvero sto guardando la Tower in questo momento, 4 decimi di distacco neanche per Mirko Boddi dal suo rivale Barbieri. Possiamo magari pensare a un sorpasso nel prossimo giro, vediamo quando i piloti andranno a chiudere nel giro cronometrato alla bandiera a scacchi. Ivan, sì, e Barbieri è fortunato perché c'ha il DRS da Maccagno, quindi riesce a superare la mancanza di velocità. Attenzione a Barbieri che deve aver commesso un errore perché Boddi si è avvicinato moltissimo. Meneghin e Pit intanto. Sì, Meneghin e Pit intanto volevo vedere. Sta uscendo ora. Appena dietro. Volevo vedere. Esatto, volevo vedere però i tempi dei nostri due 1.22 e 1.21 per Boddi che va a chiudere con il miglior giro in questo momento, il best lap, giro viola per Boddi, quindi ottimo, ottimo per Boddi. Barbieri in seconda posizione temporaneamente, Maccagno primo, Meneghin l'abbiamo in quinta posizione, ma lui tra i primi quattro ha già effettuato il pit stop in, possiamo dire, nel diciassettesimo giro, quindi sicuramente una soft portata all'estremo, Ivan. Sì, portata molto a lungo, 16 giri su una soft sono veramente tanti, contando che adesso gli basta completare solamente 12 giri con una media, quindi sono tra virgolette 12 giri molto semplici per la gomma. E purtroppo per Meneghin è entrato dietro a Puleo, quindi non so se ha tratto vantaggio da questa sosta anticipata. Barbieri sorpassa Boddi intanto.
Sì, vediamo Barbieri che sorpassa Boddi, un altro ritmo gara per Barbieri rispetto a Boddi, 1.22.574, 1.22.773 per Boddi, 1.23.068 per Puleo. Puleo si sta dimostrando davvero un fire, l'abbiamo visto in nona posizione, poi sesto, poi in questo momento quarto. Peccato che per Puleo deve ancora effettuare il pit stop, un overcut non indifferente per i nostri quattro piloti: Maccagno, Barbieri, Boddi e Puleo. Questo sicuramente porterà a un Meneghin di nuovo in prima posizione, in quanto fare un overcut su questi tracciati a volte non è la strategia migliore. No, nel frattempo Meneghin non riesce a tenere il passo di Puleo, nonostante abbia le gomme più fresche Meneghin, Puleo riesce a essere fuori dalla zona di RS, mentre Boddi bene o male sta tentando di restare dietro a Barbieri, anche se Barbieri ha un altro passo. Attenzione a Maccagno, che sta perdendo molto molto tempo, perché è solo a 5 decimi da Barbieri, quindi il terzetto si è riunito. Sì, terzetto si è riunito in questo momento, vediamo come affronteranno 1.22.4, 1.22.9, 1.22.0 per Boddi. Barbieri più veloce di Maccagno, un secondo di distacco netto da Maccagno. Vediamo se Barbieri riuscirà a chiudere questo gap nel breve termine. Sicuramente Barbieri, per sopperire un pochino alla situazione, dovrà rientrare ai box insieme a Maccagno, perché se cerca di andare un giro più avanti poi si troverà con un giro indietro subito dopo, quando dovrà andare poi lui ai pit. Questo sarà molto difficile per i nostri piloti, sicuramente una strategia pit deve essere ben studiata per il gruppetto Maccagno, Barbieri, Boddi. Puleo 4 secondi e 6 di distacco in questo momento, quindi ancora distante dai primi gradini del podio. Vedremo con anche lui un pit stop come andrà a finire. Poi Meneghin 6 secondi di distanza, sicuramente sarà automaticamente primo durante la fase pit stop. Sì, infatti stavo pensando che Meneghin non ha tutta questa necessità di spingere, avendo 14 secondi di distacco prima del pit, potrebbe benissimo gestirseli e risparmiare anche la gomma senza prendere soprattutto rischi su questi muri che abbiamo visto essere molto pericolosi. Puleo 21.9, quindi sta cercando di spingere per gli ultimi giri. Queste gomme soft però, 20 giri con le soft sono veramente tanti, non pensavo durassero così tanto. Sì, soprattutto in queste curve molto veloci, in queste chicane, dove sicuramente l'usura della soft viene messa a dura prova, sicuramente non nel rettilineo. Possiamo dire che comunque le chicane loro cercano di tagliarle il più possibile, questo fa sì che la gomma si usuri il meno possibile. Una media qua potrebbe durare più del, tra virgolette, dovuto, chiudere questi ultimi 8 giri, sicuramente senza dover cercare un altro pit stop. Intanto 19° giro per Maccagno completati, siamo nel 20° giro, 2.6 decimi di DRS, distacco da Barbieri, DRS. Attenzione, Barbieri cerca la staccata su Maccagno, ma non riesce. Maccagno che chiude sull'interno. Attenzione, Barbieri va a perdere la vettura con il DRS. Terza posizione per Lorenzo Barbieri in questo momento. Maccagno rientra ai pit. Boddi provvisoriamente primo in questo momento. 1.25 per Barbieri, 1.23 per Puleo. Come dicevamo prima, è tutta questione di concentrazione, basta un piccolo errore, una distrazione, un contatto tra le vetture che vediamo cosa succede, si perdono veramente tanti secondi con questi errori. Forse sì, non era il caso di attaccare giusto in quel momento lì, in quella curva lì. Diciamo che... Attenzione, Puleo,
Di nuovo Puleo, di nuovo lo stesso errore degli altri piloti, va di nuovo a compromettere la sua gara, frontale troppo per la BMW, che sicuramente avrà dei danni non indifferenti. Devo dire che quella chicane è presa talmente veloce che, se sbagliata di pochi decimi di millimetro, si va a compromettere l'intera gara, Ivan. Sì, è già il secondo errore per Puleo. Forse poca concentrazione o la voglia di strafare hanno portato a questi errori, che sono abbastanza gravi. Strano. Sì, devo dire che forse lo stress stasera sta giocando una brutta carta per i nostri piloti. Abbiamo tantissimi ritirati, davvero troppi incidenti, soprattutto abbiamo visto i due Lancellotti, che è andato dritto a muro inseguito dal suo compagno di squadra, che è stato molto interessante come incidente. Anche un Puleo di nuovo perdere il controllo della vettura. È molto strana come cosa, perché nelle qualifiche non c'era questo. È vero che nelle qualifiche si cercava il tempo, ma in teoria dovrebbe essere più pericolosa la qualifica nel commettere errori per cercare l'ultimo decimo di miglioramento, piuttosto che una gara con la determinazione del cercare il ritmo gara e non il giro secco, Ivan. La qualifica giri con la macchina, in qualifica giri con una macchina molto scarica, poca benzina e gomme soft che con il poco peso tengono veramente tanto, quindi secondo me l'errore non è tanto facile trovarlo in qualifica quanto in gara, dove hai una macchina sicuramente molto più pesante per il fatto della benzina per fare tutti questi giri. Le gomme che comunque si consumano, la stanchezza, il fatto di avere altri piloti davanti che comunque ti ostruiscono la visuale o ti innervosiscono, quindi diciamo che in gara è molto più facile trovarsi in fallo o comunque commettere errori. Sì, assolutamente. Vediamo questi ultimi giri come li affronteranno i nostri piloti. Meneghin, quindi, è ritornato primo in questo momento. Moroni secondo, però Moroni non ha ancora effettuato il pit stop, 12 secondi di distacco. Boddi in terza posizione, sicuramente Mirko Boddi lo vedremo in seconda posizione automaticamente qualora e Moroni effettuasse il pit nel breve termine. Intanto possiamo dire che lui e Puleo sono gli ultimi piloti gli ultimi piloti che non hanno effettuato ancora il pit stop. Siamo al 23esimo giro, manca veramente poco. L'overcut qua è praticamente inutile per i nostri piloti, in quanto ormai la griglia è già molto più propensa al pit stop già fatto, Ivan. Potrei commettere un errore, ma Moroni, se non ricordo male, era l'unico ad aver effettuato la qualifica con le gomme medie, quindi in questo momento si ritrova a girare con le gomme soft, quindi il suo pit l'ha già effettuato. Ah ecco. Ottima informazione, grazie Ivan per questa delucidazione. Intanto vediamo i piloti, vanno a chiudere 1.25 Boddi, 1.22 Barbieri, Boddi più lento di Barbieri, ma Cagno anche lui segue senza troppi problemi. Moroni, ottimo per Moroni, la seconda posizione in questo momento, il 22 anche per lui. Meneghin ancora però è il primo indiscusso con 12 secondi di distacco. Mancano gli ultimi 4 giri prima della fine della gara. Cosa ti aspetti negli ultimi giri, Ivan? Mi aspetto un Meneghin molto cauto, perché 12 secondi di vantaggio sono comunque tanti da gestire e ti permette di avere un ritmo sicuramente più lento. Un Moroni con le gomme soft che dovrebbe scappare da Boddi, quindi dovrebbe mantenere la seconda posizione. E vediamo magari un Maccagno Barbieri, se Maccagno riesce a recuperare quel secondo che gli manca, per quei 5 decimi che gli mancano per la zona DRS, potrebbe
essere uno dei pochi duelli che possiamo vedere in questi ultimi tre giri. Sì, sicuramente. I duelli stanno cominciando a fermarsi in quanto i piloti sono sempre più distaccati. Intanto Puleo lo troviamo ancora fermo ai pit. Possiamo dire che lui si sia fermato. Ormai non c'è nulla da fare per Puleo. Pugnoli va a prendere, quello qua, la 14ª posizione per lui, l'ultimo ancora della griglia, il nostro Pugnoli. Puleo purtroppo l'abbiamo visto con un incidente molto grave sulla chicane, perde il controllo, va dritto a muro e i danni sulla macchina sono talmente ingenti che per lui è difficile continuare la percorrenza sul tracciato. Intanto Moroni è ancora in seconda posizione, Meneghin primo con 12 secondi di distacco, Boddi terza posizione, Barbieri quarto con 14 secondi di distacco, Maccagno quinto, Tommasi in sesta posizione, Cavarra settimo, Diaco ottavo, Manuele nono, Merci decimo, undicesimo Garassino, Mariani dodicesimo, Fretti tredicesimo e poi infine abbiamo Pugnoli quattordicesimo. Mancano ancora due giri al termine della gara, due giri che saranno molto impegnativi per i nostri piloti. Sicuramente ci sarà da trovare la giusta posizione. Intanto Meneghin però non si lascia troppi stress alle spalle, a 11 secondi di distacco deve solo fare un ritmo safe e cercare di non commettere errori. 11 secondi sono davvero tanti da recuperare, non deve neanche spingere più di tanto, Ivan. Cercando di non gufare, 11 secondi sono veramente tanti a meno di errori. Quindi sta tutto a lui, al suo ritmo, al suo piede, di non strafare. Purtroppo Barbieri non riesce a recuperare su Boddi. Quest'ultimo gira più veloce, abbiamo visto che ha girato quasi 4 decimi più veloce nell'ultima tornata, quindi purtroppo per Barbieri fuori dal podio. Sì, Barbieri fuori dal podio, quarta posizione per lui, peccato perché poteva essere davvero interessante la situazione. Intanto stavo guardando un attimo Fretti e Pugnoli se c'erano dei problemi, si sono un attimo... Eccolo qua Fretti, attenzione, lungo per Fretti, prende i muri New Jersey dissuasori per rallentare un pochino Fretti. Pugnoli invece lo vediamo ancora percorrere senza problemi, quindi sicuramente qualche problema. Intanto eccolo qua, doppiato, attenzione, Pugnoli va a chiudere forse un po' troppo la curva, si è trovato un pochino stretto in quel momento la percorrenza per il nostro Roberto Mariani, però è riuscito a passare senza troppi problemi. 27esimo giro su 28, attenzione, andiamo a chiudere gli ultimi giri, mancano gli ultimi minuti al termine della gara. Nei dati tecnici abbiamo ancora 25 gradi l'aria è 34 all'asfalto, abbiamo perso un grado irrisorio per le temperature del pneumatico in quanto non c'è uno sbalzo termico così grande da cambiare la pressione. Intanto Meneghin ancora prima posizione per lui, sta quasi cominciando ad assaporare la vittoria di stasera, Ivan. Sì, ultima tornata che comincia adesso, dove il distacco con Moroni si sta assottigliando, sono comunque 9 secondi e mezzo, quindi ha tutto il vantaggio per effettuare un giro anche lento. 22-0 adesso per Moroni, 22-0 per Boddi e Barbieri sempre più distaccato purtroppo. Sì. Sì, distaccato davvero. Intanto eccolo qua, il leader va a chiudere il penultimo giro e si sta appropinquando all'ultimo giro in questo momento. Infatti mancheranno sicuramente le ultime curve per David Meneghin in questo momento. Attenzione! Qua, attenzione! Oh! Mamma mia per Meneghin! Mamma mia, l'ho visto perdere il controllo del veicolo con... un'ansia allucinante, ragazzi.
voi lo sapete che ormai noi telecronisti abbiamo questa bellissima gufata pronta nel cassetto, quindi ormai ragazzi è così, non ci si può far niente, il telecronista gufa anche quando non è in diretta. Intanto eccolo qua David Meneghin che sta facendo le ultime curve, gli ultimi chicane, seguito in questo momento da... Dovrebbe essere Moroni, se non mi sbaglio, Fretti, eccolo qua Meneghin che va a chiudere, va a vincere la gara dell'autodromo di Pergusa con subito Moroni alle spalle, Boddi terza posizione, Barbieri quarto, Maccagno quinto in questo momento, Tommasi sesto, settimo per Cavarra, eccolo qua che stanno andando a festeggiare Tommasi, Cavarra, Diaco in ottava per in ottava posizione, nona per Federico Emanuele, decima per Merci, Garassino undicesima, Mariani dodicesima e tredicesima per Fretti e infine quattordicesima per Pugnoli con la chiusura della griglia di stasera. Ivan, come ti è sembrata questa gara? Come abbiamo detto prima, i muri hanno deciso gran parte degli scontri tra i piloti. Purtroppo quello a farne le spese di più è stato Puleo, dove con due contatti purtroppo l'abbiamo visto ritirarsi. Pista sicuramente bella da vedere, molto tecnica, anche se con poche curve. Peccato per i muri, perché hanno deciso gran parte della gara. Sì, sì, diciamo che è stato il muro assassino, perché ha mietuto davvero tantissime persone stasera, compromettendo la classifica della serata. Assolutamente. Quindi questo è stato molto incisivo, ottimo però il controllo di Meneghin, ottima anche il save fueling e il save per l'usura gomme che l'hanno portato comunque ad avere un passo gara non indifferente e alla vittoria. Allora Ivan, se per te non ci sono problemi, facciamo una piccola pausa per prendere di nuovo fiato, rifucillare le nostre papille gustative con un po' di acqua e poi ritorniamo qua come di consueto con le interviste. A tra poco. Piccolo spot e arriviamo. Ritornati su GDD, sul secondo canale, dove abbiamo trasmesso la gara di Pergusa, penultima tappa del DTM Championship targato Sim Racing Event. Siamo qui con i nostri tre piloti e incominciamo subito dal vincitore dell'autodromo di Pergusa, David Meneghin. Buonasera David. Buonasera a tutti.
Allora, ti abbiamo visto davvero on fire sulla gara, anche sulle qualifiche. Gara molto interessante, soprattutto con il save fueling e anche sulle gomme. Ti abbiamo visto davvero conservare quelle soft fino quasi a un overcut non indifferente. Cosa ci puoi dire al riguardo, David? Niente, che la gara è partita bene, belle qualifiche. Ho faticato un po' all'inizio perché trovavo tanta gente o girata o sì, che un po' è intralciante perché tra virgolette è veloce come pista, stai presto anche a girarti. E ho faticato, lo sono riuscito a chiudere, mancavano 5 minuti alla fine. E in gara ho detto faccio un po' la furbizia perché sicuramente si fanno danni davanti, e quello che è successo, e dopo ho cercato di fare il mio meglio, il mio passo migliore che avevo, e tenere le gomme il più possibile, e sono riuscito a portare a casa la gara, dai. Sì. Questa la dedico alla KRT perché è la prima gara su pista, e basta, tutto qua. Bene. Siamo molto contenti, assolutamente. Ivan, hai qualche domanda per il nostro David? Sì, come ha fatto a mantenersi così concentrato nonostante tutti gli incidenti e gli scontri con i muri? Il suo segreto qual è stato? Ah, niente di che, concentrato e basta. Avevo visto che c'era il primo, ho detto bisogna stare concentrati al massimo al 100% e portarla a casa, e sono riuscito a portarla a casa, dai. Tutto qua. Okay. Ottimo, assolutamente. E in vista dell'ultima gara il 12 di aprile in Albert Park, cosa ci puoi dire, David? Hai già dimestichezza sul tracciato oppure è ancora cieco come... È ancora cieco, non ho mai girato. Ma anche molto qui bene. Ho fatto poche prequalifiche perché ho solo fatto una cinquantina di giri e non pensavo di avere questo passo, dai. È andata un bel weekend, dai, mettiamola così. Un bel weekend di gara. Beh, ci sta assolutamente. Bene, quindi vedremo nel prossimo, nell'ultima del campionato come giocherai, come te la giocherai soprattutto in questo circuito di Albert Park. E io ti ringrazio davvero tanto, David, per la tua presenza qua in cabina di interviste. Noi ti auguriamo un buon riposo e un buon fine serata. Grazie mille, David. Grazie mille a tutti. Buona serata anche a voi. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Allora, Ivan, a te l'onore per il secondo classificato. Sì, parliamo con Andrea Moroni in questo momento, è il secondo classificato, è l'unico ad essere partito in qualifica, ad aver effettuato il tempo in qualifica con le medie, quindi essere partito in gara con le medie. Come mai questa scelta? C'è stata una motivazione in particolare? Allora, buonasera a tutti. Sì, allora, la motivazione principale è stata che veramente ho provato poco, perché diciamo che ho iniziato a provare la pista domenica, giusto per fare qualche giro. E allora, visto che non potevo provare sia per il giro veloce che per, diciamo, un passo gara, mescole, setup, eccetera, mi sono fatto aiutare veramente tantissimo appunto da David, che mi ha passato il suo assetto, è stato fantastico. Poi sono riuscito a fare una simulazione di gara con loro, vedere i tempi, e l'unica roba dove potevo concentrarmi, perché senza provare troppo la pista è difficile spingere, è il rientro ai box, che ho cercato di massimizzare, cioè di minimizzare il tempo, insomma, per far prima. E poi, sapendo che partivo dietro, ho detto, metto le medie, sicuramente ci sarà bagarre, ma io riuscirò a star lì, perché i tempi saranno un pochino alti. E devo dire che questo mi ha portato al secondo posto, perché se no non ce l'avrei mai fatta. Ok, sì, Fabio, hai altre domande? Ma la classica che ho fatto anche a David, come su Albert Park l'ultima gara, se hai dimestichezza sul tracciato, oppure anche tu come David sei ancora in fase di sperimentazione del tracciato? No, neanch'io non ci ho mai girato in 5 anni, nonostante appunto gioco da 5 anni più o meno sul assetto corsa, ma Albert Park mai. Però per fortuna mi abituo abbastanza in fretta alle piste, e quindi, come poi si è visto questa sera, non ci vorrà molto, diciamo, per prenderci confidenza, via.
Bene, bene. Anche noi ti ringraziamo, Andrea, per essere stato qui. Ti auguriamo buon riposo e buon fine e buona fine serata anche a te. Grazie. Allora, terzo classificato di stasera, il nostro Mirko Boddi. Buonasera, Mirko. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come è andata qualifiche e gara? Ti abbiamo visto in terza posizione con un ritmo gara molto interessante, a volte quasi al limite, con dei leggeri a volte accomodamenti e non una costanza sempre al 100%, però questo ti ha portato comunque in terza posizione. Cosa ci puoi dire per la gara? Sì, qualifica... Potevo fare qualche decimo meglio, però va bene così. La gara, sì, ho fatto qualche errore, sono andato anche sull'erba due o tre volte, sennò penso mi potevo giocare la posizione insieme ad Andrea, visto che siamo arrivati a 1 o 2 secondi, mi sembra. Sì, 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 più o meno... Sì, 2 secondi. Sì, ho fatto 2 uscite, 2 errori banali per evitare appunto di prendere quei muri. Però sono uscito sull'erba e ho perso diverso tempo lì. Per il resto, gara divertente. Davanti sono un attimino buttati fuori o sono usciti, non lo so. Non ho trovato lì in quarta, quinta posizione dopo 2 o 3 giri. Sì, diciamo che i muri in questa gara hanno deciso molto. E quindi... Immagino. La fortuna tua è stata quella di ritrovarti sempre fuori dal... Sì, già l'avete preso il muro, ecco. Esatto. Beh, sì, diciamo che stasera i muri hanno mietuto troppissime vittime, davvero troppe. Abbiamo visto dei frontali al limite dei brividi, per fortuna che è un simulatore. E Albert Park, anche per te, Mirko, sempre in fase sperimentale oppure hai già più dimestichezza dei tuoi avversari? No, sempre buia. Pista completamente al buio, quindi andremo e inizieremo a girare. Beh, ci sta. Noi saremo molto onorati di vedervi il 12, di poter aver l'onore di telecronizzarvi, come si dice, quindi sarà anche per noi entusiasmante vedervi ad Albert Park, soprattutto sapendo che non avete dimestichezza, quindi tutto quello che imparerete lo imparerete in 2 settimane di lavoro, quindi davvero sarà per noi un onore. Ti ringraziamo anche a te, Mirko, buona grazie serata, buon riposo, quindi noi ci rivedremo il 12 aprile con l'ultima gara del DTM Championship targato Sim Racing Event ad Albert Park. Che dire, ragazzi, Ivan, è stato davvero un piacere averti al mio fianco per stasera. Grazie mille davvero. Noi, ragazzi, vi auguriamo buonanotte e ci rivediamo il 12 aprile ad Albert Park. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Notte. Signore e signori, buonasera e bentornati su GDD Sim Racing TV. Buonasera signore e signori, buonasera amici di GDD Sim Racing TV. Siamo qui per un evento molto particolare organizzato da URT. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò appunto per questo gran premio di... Polla questa! Ed è Polla! Diventa di più! Premi della qualifica e lo fa subito! Pole position 1.57, 369. Polla, vediamo! Ed è pole position 54.257. Arriva adesso sul traguardo Prouveau per rimanere secondo. Clemente, partiamo!
partito molto bene, è partito anche Nossa, anche prende subito la scia. Si parte bandiera verde, si parte bandiera verde, adesso Sartore quasi affiancato, ma buonissimo spunto di... Francesco acquista pace, percorre il rettilineo, inizia a spanalare. Kevin Taddei vince Christmas Event GDD Sim Racing TV. As a child, you would wait.